Di nuovo insieme per la pagina sportiva del TG Noi, che apriamo con il calcio, con il Viareggio che mette alle spalle la sfida di ieri contro il Pontedera e si concentra già sulla gara di domenica contro l'Aquila. Sentiamo Roy Lepore. Ai punti, come ha dichiarato al termine della partita lo stesso tecnico viareggino Cristiano Lucarelli, avrebbe meritato il Pontedera di aggiudicarsi il derby di recupero, ma ci sono stati due episodi chiave a favore delle zebre che avrebbero potuto dare un corso diverso alla partita. Nel primo tempo, infatti, la mancata espulsione di Gonnelli, già ammonito per un fallo su Romeo non rilevato dalla terna arbitrale, e un fallo di mano in aria nella finale di gara non fischiato. Da dire c'è che contro i Granata di Paolo Indiani, privi per infortunio di Gigi Grassi, si è sentita l'assenza a centrocampo di Samuele Pizza, ceduto all'Avellino, che è stato presentato e che ha preso la nuova maglia numero 28. La fascia di capitano è passata adesso a Ibrahimovic, anche se Massimo Gazzoli ci avrebbe sperato di essere lui il nuovo capitano delle Zebre, che adesso sono attesi domenica dal confronto con l'Aquila allo stadio di Pini, dove ha approdato l'ex Dario Maltese, che aveva avuto una parentesi in Serie B a Latina. Prima della gara si ricorderanno la strage ferroviaria del 29 giugno 2009 a Viareggio e il terremoto dell'Aquila, con i rappresentanti dei comitati, dei familiari delle vittime in quanto gemellate. Verrà consegnata anche ad un ragazzo disabile una carrozzina acquistata con i contributi dei tifosi della società bianconera. Intanto, come prevedibile, il giudice sportivo ha squalificato per una giornata il tecnico del Viareggio Cristiano Lucarelli, che era stato allontanato, era stato espulso proprio durante la partita di ieri, inflitta anche un'ammenda di 1000 euro al Viareggio. Viareggio operativo ancora sul mercato, ha ceduto al Prato Leonardo Mancini, difensore classe 94, ha ingaggiato Luca Piana, difensore sempre classe 94, che arriva dalla Sampdoria. Un'altra notizia di calcio: la Lucchese Libertas ha comunicato nel pomeriggio di oggi l'interruzione del silenzio stampa. La Lucchese che ringrazia per la pazienza proprio gli operatori della comunicazione. Andiamo a vedere le classifiche dell'Oscar del Talento, il referendum promosso dal quotidiano La Nazione e da Noi TV. In testa alla classifica Juniores Allievi c'è Mattia Tortelli del Fornaci, seguono Stefano Piccolo del Fornaci, Leonardo Casini del San Filippo, fra i giovanissimi ancora primo posto per Filippo Galli dell'Atletico Lucca, poi Filippo Cavani del Pieve Fosciana, Emanuele Pieroni del Castelnuovo. Fra gli esordienti, primo posto di Samuele Bacchini della Lucchese, poi Parmigiani del Castelnuovo e Matteo Cavani della Lucchese. Nella scuola calcio guida la classifica Gabriele Cristofani della Lucchese, poi Tommaso Cecilia sempre della Lucchese, al terzo posto Thomas Tuccori del Barga. Fra gli allenatori, primo posto per Giannotti della Lucchese, al secondo Mengali, sempre della Lucchese, e poi a completare il podio attuale Emanuele Bianchi della Lucchese. Vi ricordo Tagliandi dell'Oscar del Talento che ogni giorno potete trovare sul quotidiano La Nazione. E adesso il basket, parliamo dell'Arcantea che domenica a Treviglio giocherà la sua prima partita senza Davide Parente. Sentiamo Guido Casotti. Davide Parente saluta e per ora si ferma. Il campionato del forte capitano dell'Arcantea Pallacanestro Lucca è finito domenica scorsa al Palatagliate nella vittoriosa gara interna contro l'ACMAR Ravenna. La diagnosi è stata spietata e la squadra di coach Mecacci perde uno dei suoi migliori elementi. La società sta riflettendo sul da farsi, ovvero se ingaggiare un vice parente, ammesso che ciò sia semplice sul piano tecnico, un play italiano oppure, come si dice in gergo, anche passaportato. Ma non si può escludere che il patron Alfredo Susanna decida di non intervenire sul mercato e la squadra prosegua così fino alla fine del campionato. Un peccato perché questa pallacanestro Lucca era lanciatissima, come testimonia il terzo posto in classifica. Tutto ciò alla vigilia della 19ª giornata, quarta di ritorno, e della trasferta sul campo del Blue Basket Remer Treviglio. Formazione notoriamente indigesta ai biancorossi, anche se all'andata Lucca si impose 100 a 97 al termine di un match avvincente e spettacolare.
Tra l'altro i bergamaschi sono reduci dalla pesante sconfitta interna patita d'opera del Bauer Matera e quindi avranno tutta la voglia di riscattarsi di fronte al loro pubblico. Ecco perché al Pala Facchetti, impianto intitolato alla memoria dell'indimenticabile calciatore e dirigente dell'Inter, farà molto caldo e ci vorrà una grande Arcantea, anche più forte dell'assenza del suo capitano. E nel campionato Under 19 perdono entrambe le formazioni regionali, sia la Carismi che l'Arcantea, battuta dal resto anche per l'Under 17 Eccellenza e quella regionale, doppio successo invece per l'Under 15 regionale che vediamo nella foto, mentre vince anche l'Under 14, infine sconfitta al supplementare dell'Under 13 regionale. E sempre per il basket, lo Junior Lucca batte il San Miniato 76-51 nel turno infrasettimanale, una vittoria facile per lo Junior che centra così il secondo successo consecutivo e conquista altri due punti importanti per mantenere il ritmo delle formazioni di alta classifica. Un'altra notizia di basket: domenica il Bama impegnato in casa contro la Virtus Civitanova Marche. Alto Pascio e lenta ma costante crescita dopo il successo contro Monsummano. Dovrebbe rientrare, a proposito di formazione, Gianni Echini, qualche possibilità per Andrea Lazzari, invece ancora fermo Trillo, palla 2 alle ore 18. Adesso parliamo di Stefano Gori, l'atleta non vedente che ieri ha partecipato alle scuole medie di Stazzema per un concorso organizzato dal quotidiano La Nazione. I ragazzi di terza media hanno fatto molte domande a questo pluricampione italiano paraolimpico e poi dovranno raccontare la sua storia attraverso un articolo. Domenica, fra l'altro, Stefano Gori sarà impegnato a Firenze in una gara indoor sui 60 metri con l'obiettivo di migliorare la sua recente prestazione personale, il suo record di 8,78. Chiudiamo con una notizia di nuoto: cresce l'attesa per la nona edizione del trofeo Città di Lucca, in programma domani e domenica alla piscina ITI di San Filippo. La manifestazione ha registrato un grande interesse, ha raccolto l'iscrizione di tantissimi nomi altisonanti del panorama natatorio nazionale. Tre le categorie: ragazzi, juniores e assoluti, con tante squadre che arrivano da tutta Italia. Appuntamento, ve lo ricordo, con il nuoto, se siete appassionati, sabato e domenica all'ITI di San Filippo. È tutto per la pagina sportiva del TG Noi. Pubblicità e poi la terza parte del telegiornale.